Allora, io credo, date un po' le mie competenze più recenti, di diciamo, dover affrontare un po' il tema geopolitico della guerra, eccetera, nella relazione del discorso appunto della libertà di stampa, dell'informazione, eccetera. Allora, credo che noi qui sostanzialmente ci stiamo interrogando su quella che è la corrispondenza fra la verità che noi percepiamo da parte dei media, da parte del sistema giornalistico e quella che poi è invece la realtà. E noi abbiamo visto con forza nel campo su cui ci siamo conosciuti con Adele questo tema nel campo dei vaccini, nel campo della lotta al Covid, dove abbiamo visto una verità ufficiale e una realtà completamente disgiunte, ma e lo abbiamo visto anche sulla vicenda dell'euro, sulla vicenda del debito pubblico, dell'economia, perché anche qua quello che ha detto ognuno sostanzialmente effettivamente c'è una verità, lui ci ha detto delle cose che noi normalmente nei telegiornali, nei social non ascoltiamo, ascoltiamo discorsi completamente diversi, il debito pubblico è il primo problema, bisogna tagliare, bisogna aumentare le tasse, tutte le cose che ci raccontano come fatti in Libia, ce lo chiede l'Europa, quindi anche qua sul discorso dell'economia c'è una diversificazione forte tra quella che è la realtà e la verità che ci viene propinata. Perché un meccanismo fondamentale, il meccanismo fondamentale su cui si legge il potere è la connessione fra informazione, cultura e scienza. Cioè sostanzialmente l'informazione seleziona una parte della cultura per veicolare quella, ma già la stessa cultura è condizionata da quelle che sono le sovvenzioni, dei centri studi, dei centri di ricerca, eccetera, che sono tutti orientati alle grandi multinazionali. E anche la scienza poi è selezionata e condizionata da questo, l'abbiamo visto con il condizionamento che Big Pharma ha fatto sulla vicenda dei vaccini, eccetera. Questo vale anche per il discorso geopolitico, anche per quanto riguarda la guerra. Perché noi oggi, fra le varie emergenze che citava prima Nino, una della parte più importante sono proprio le emergenze legate agli aspetti geopolitici. E questa cosa l'abbiamo vista esplodere con la vicenda della guerra in Ucraina, che ormai da un anno e mezzo va avanti e che ci è stata presentata sostanzialmente come una guerra fra il bene e il male, un po' come sta accadendo anche adesso con la vicenda della Palestina e di Israele. Bene, guerra fra il bene e il male, cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto apprendiamo dai telegiornali che Putin ha attaccato l'Ucraina, sicuramente è un tema, un fatto, un gesto che non ci ha convinto, perché comunque è l'aggressione nei confronti dello Stato sovrano. Ma ci è stato raccontato questo nell'ottica semplificata, per cui c'era da un lato un pazzo, un dittatore, un autocrate, eccetera, che improvvisamente si sveglia una mattina e non c'è niente di meglio da fare che attaccare uno Stato sovrano per impossessarsi di alcuni territori o addirittura per assoggettare tutta questa realtà ucraina. E quindi poi la successiva discorso ci viene fatto, Putin una volta che si era preso l'Ucraina prenderà altri paesi europei, è una nuova minaccia, il nuovo Hitler, eccetera, eccetera. In realtà tutta questa narrazione ci ha nascosto alcune verità precedenti, cioè ci ha nascosto il fatto che Putin attacca l'Ucraina dopo 8 anni di guerra civile, dove la ferocia sui territori diciamo così, del filo russi o russofoni dell'Ucraina veniva fatta dagli ucraini stessi. Erano gli ucraini che reagivano al tentativo di questi popoli di rendersi più autonomi, di mettere in discussione la sovranità dell'Ucraina, eccetera, reagivano pesantemente con cibi, con interventi gravi, con l'intervento del battaglione Azov, che è un battaglione che ha volontà militare sicuramente nazionalista, ma anche con forti ascendenze di carattere nazista e altre realtà di questo genere. Tutta questa cosa scompare e rimane soltanto il fatto Putin attacca, ma scompare un'altra cosa, scompare anche il fatto che se voi guardate la cartina dell'Europa di questi ultimi 20 anni, vedete che il confine della NATO si sposta progressivamente verso est. E sostanzialmente tra la fine dell'Unione Sovietica, la caduta del muro di Berlino 1989 ai nostri giorni, la NATO, che doveva essere un'alleanza difensiva in funzione antisovietica e a cui noi abbiamo partecipato, abbiamo sottoscritto, abbiamo integrato la realtà militare, invece di sciogliersi o
diciamo così, ridimensionarsi o comunque di essere un'alleanza puramente difensiva per i paesi che facevano parte, si allarga progressivamente verso est, per cui arriva fino ai confini dell'Ucraina, anzi l'Ucraina stessa dopo la svolta del regime che c'è stato da un regime filo russo a un regime filo europeo, mette nella sua Costituzione l'entrata dell'Ucraina nella NATO. Risultato qual è? Che questo spostamento geopolitico dell'Ucraina determina da un lato la minaccia per la Russia di Putin di avere missili NATO a 200 km da Mosca, e vi ricordate cosa successe quando questo avvenne per gli Stati Uniti, con Cuba, eccetera, e il rischio di mettere in discussione, in crisi, quello che è un dato fondamentale per qualsiasi governo russo, cioè lo sbocco del Mar Nero. Quindi noi abbiamo tre elementi. Alcune regioni dell'Ucraina filorusse che mettevano in discussione la loro assoggettamento al regime ucraino. Tra l'altro su questo tema erano stati fatti gli accordi di Minsk. Gli accordi di Minsk prevedevano non che quei territori passassero alla Russia, ma prevedevano un'autonomia rafforzata, come è nel caso dell'Alto Adige in Italia, e questa era una cosa che la Russia aveva firmato, ma questi accordi non sono stati rispettati dall'Ucraina, non dalla Russia. Quindi, primo tema. Secondo tema, l'allargamento della NATO, che doveva inglobare anche l'Ucraina. Terzo tema, lo sbocco nel Mar Nero. Questi tre temi non giustificano fino in fondo l'aggressione allo Stato sovrano, però costituiscono una causa, un casus belli. Quindi non la scontro fra il bene contro il male, perché se c'è il bene contro il male bisogna combattere contro il male fino a che non viene sconfitto. No, dei problemi che potevano essere affrontati prima e potevano essere affrontati anche dopo il conflitto. Questo è il tema centrale. Ma questa cosa è stata cancellata dalla nostra comunicazione. E voi avete di fronte l'idea che l'Occidente, l'Europa, l'Italia, l'Occidente, gli Stati Uniti, per tutto l'anno e mezzo della guerra, salvo quando è stato fatto il tavolo di trattative in Turchia, non hanno mai fatto una proposta di pace credibile. L'unica cosa che si diceva era russi tornati dentro i confini, anzi liberate pure la Crimea che già era stata annessa anche attraverso un referendum, e solo così forse possiamo aprire il discorso della pace. Cioè un discorso inesistente, assurdo, perché non si è mai visto una guerra che finisce con un esercito di scusate, abbiamo sbagliato, cioè torniamo indietro. Per esempio non è mai stata detta una cosa molto semplice, cioè utilizziamo il principio di autodeterminazione dei popoli, sancito la carta dell'ONU, cioè nel senso di chiedere a quei popoli con un referendum, non quelli gestiti da Putin, ma quelli gestiti da un'autorità internazionale, chiediamo a questi popoli cosa vogliono fare, se vogliono stare in Ucraina, se vogliono stare nella Russia, se vogliono essere autonomi, eccetera. E in base a questo troviamo una strada per uscire fuori da questo conflitto maledetto. Tra l'altro, attenzione a un aspetto, il principio di autodeterminazione dei popoli nella Carta dell'ONU è sancito rispetto ai confini ereditati dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi il principio dell'autodeterminazione dei popoli non può essere esercitato per l'Andalusia o per la Corsica o che ne so per l'Alto Adige, perché sono confini ereditati della Seconda Guerra Mondiale, ma può essere esercitato per il Donbass. Perché quando finisce la Seconda Guerra Mondiale l'Ucraina fa ancora parte dell'Unione Sovietica, quindi non c'è un confine inviolabile da mettere in discussione, si formano dopo questi confini, quindi era assolutamente legittimo. E questo tema non è mai stato sfiorato, cioè è sempre stato detto Putin deve essere sconfitto, Putin è malato, sta per morire, Putin sta per essere rovesciato con un colpo di Stato interno alla cosa, adesso arriverà la controffensiva di Zelensky che risolverà tutto. Morale della favola, siamo a un anno e mezzo dal conflitto, più di un anno e mezzo, il conflitto è impantanato, è un conflitto che nessuno può vincere, nessuno può perdere, è un conflitto che sta massacrando il popolo ucraino, sì. E a noi italiani è costato, secondo calcoli vari, una cifra oscillante tra 150 e 180 miliardi di euro. Prima si parlava di leggi finanziarie, 150 e 180 miliardi di euro come costo all'economia, non armi che abbiamo mandato, perché sono solo un miliardo. Ma il costo reale, i problemi energetici, i vari aspetti della cosa, valgono quattro finanziari, 150-180 miliardi di euro. Quindi un costo pazzesco. Pazzesco per noi, pazzesco per la Germania che è andata in recessione, pazzesco per la Francia, quindi sostanzialmente per il cuore dell'Europa,
ma invece gli Stati Uniti si sono arricchiti, si arricchiscono in questa guerra, si arricchiscono perché vendono le armi, si arricchiscono perché vendono il petrolio, oltre a dire fonti energetiche. Quindi gli americani hanno un vantaggio nel fare questa guerra. Noi europei abbiamo tutto da perdere, è una guerra nel cuore dell'Europa. Ed è sostenibile il fatto che non ci sia nessuna proposta di pace rispetto a un impatto così grave di questo conflitto? No, non è sostenibile, almeno ci si prova, almeno dire semplicemente alt, smettiamo di mandare armi in Ucraina e facciamo un cessate il fuoco e apriamo un tavolo delle trattative, beh, questo dovrebbe essere elementare, neanche questo è stato indicato da parte dell'Occidente. E questo è stato coperto con un massiccio bombardamento di carattere informativo, per cui era la lotta del bene contro il male. Quando l'ultima volta Zelensky è venuto a Roma, lo abbiamo invitato a fare un talk show dentro l'altare della patria, gestito da Bruno Vespa, il grande cerimoniere della menzogna di Stato. E non si era mai visto, io non ho mai visto, sono stato sindaco di Roma, se lo faccio vedere la vita, non ho mai visto un talk show, quanto si chiama? Tranquillo. Sì. Non ho mai visto un talk show dentro l'altare della patria, l'abbiamo fatto. E cosa era venuto a fare Zelensky a Roma? Era venuto a dire a Papa Francesco, fatti gli affari tuoi, non fare mediazione tra le cose. Quindi noi abbiamo portato, abbiamo abbracciato, abbracci la Meloni, abbracci Mattarella, questo e l'altro, eccetera, eccetera. E tosciò della patria per un tizio che era venuto a dire al Santo Padre: infatti, non ti occupare, fatti affari tuoi, non ti occupare di quello. Vi pare logico? E questa è la prima questione. Poi adesso abbiamo un secondo conflitto. Secondo conflitto, anch'esso segnato da un atto brutale e condannabile, perché se è condannabile e brutale l'aggressione di Putin all'Ucraina, è condannabile l'attacco di Hamas, l'attacco terroristico contro i civili sequestrati, l'attacco alla rave party in mezzo al deserto, eccetera, una cosa grave e pesante. Adesso la reazione da parte di Israele è una reazione molto pesante, perché la striscia di Gaza viene attaccata, sono stati chiusi corridoi umanitari, è stato detto evacuate Gaza City, cioè la parte nord della striscia di Gaza, con il risultato che sostanzialmente chi fa l'evacuazione? Lo fanno non i soggetti fragili, perché i soggetti fragili, malati, donne e bambini hanno più difficoltà a evacuare, lo faranno a chi ha più possibilità di muoversi, quindi rimarranno queste persone come scudi umani di Hamas. E sostanzialmente ancora una volta qui abbiamo il bene rappresentato da Israele e il male rappresentato da Hamas e l'aggancio fra Hamas e i palestinesi. Però c'è un problema che è l'origine da cui bisogna partire. C'è una risoluzione dell'ONU che parla di due stati, due popoli, due stati. Che fine ha fatto questa risoluzione? Perché non è mai stata applicata? Perché lo Stato palestinese è stato progressivamente smembrato e si è ridotto soltanto a quel formicaio che è diventato la striscia di Gaza? È stato accettabile tutto questo? Che è accettabile soprattutto negli ultimi 16 anni il governo di Netanyahu un atteggiamento di questo genere di cancellazione dello Stato palestinese? Allora poi noi ci possiamo lamentare se Hamas, che è sicuramente un'organizzazione terroristica, che è sicuramente un'organizzazione fondamentalista, prende spazio e ha delegittimato le parti più moderate del movimento nazionale palestinese. No! E allora sostanzialmente anche in questo caso ha senso ripetere la logica del bene contro il male? Ha senso dire a Israele adesso ti devi vendicare, puoi distruggere tutto quello che trovi di fronte a te? Cosa ci comporterà tutto questo? Il primo risultato è stato che gli accordi che erano in movimento fra Arabia Saudita e Israele si sono interrotti e quindi gli accordi di Abramo sono saltati e di nuovo abbiamo una fibrillazione in tutto il mondo arabo che creerà dei problemi seri dal punto di vista dell'impatto sulla nostra popolazione. Nel caso della Palestina un po' più di verità filtra, perché c'è una vecchia tendenza da parte di alcuni mondi della sinistra, altre cose, di difendere i palestinesi, eccetera, quindi qualcosa di più filtra rispetto al discorso dell'Ucraina. Ma torniamo al punto centrale, a questo punto centrale. Allora io vorrei, ho altri 4 minuti, vorrei concludere questo intervento dicendo che queste due guerre nascondono un'altra verità, che si cerca di cancellare, una verità più generale, che si cerca di cancellare dal nostro dibattito pubblico. Che è la verità che ci dice che oggi sta nascendo un nuovo mondo, che è un mondo multipolare. Non c'è più l'unipolarismo americano. Noi abbiamo avuto con la caduta del muro di Berlino la fine del bipolarismo tra politica dei blocchi, fra USA e Russia.
rimangono gli Stati Uniti, comincia questo mondo unipolare con gli Stati Uniti che dominano, insomma, il poliziotto del mondo, l'Occidente è il centro del mondo, eccetera. E questa cosa è finita sostanzialmente quando, per esempio, la Russia ha impedito che la distruzione della Siria, come è successo in Iraq o in Libia, eccetera, e quindi già ha cominciato a muoversi. Poi si sono creati i BRICS, che sono un'alleanza economica, ma non solo economica, tra Cina, India, Russia, Sudafrica, altre cose, e questo mondo rappresenta gran parte del mondo. E noi continuiamo a raccontarci che l'Occidente, c'è solo l'Occidente deve fare tutto, e tutto il resto sono autocrazie pericolose contro la libera democrazia, eccetera. Il pericolo viene da loro. Ora fatemi solo una domanda, anzi tre domande. Prima domanda: quante basi militari ha la Cina fuori sul territorio nazionale? 5. Quante basi militari c'ha la Russia prima dell'invasione fuori sul territorio nazionale? 1. Quante basi militari hanno gli Stati Uniti fuori dal territorio nazionale? 800. Vogliamo continuare a raccontarci che noi abbiamo un mondo di autocrazie che ci devono invadere a noi, mentre noi siamo quelli bravi, buoni, giusti, che devono insegnare al mondo come si vive o non si vive? Io credo che una corretta informazione e un corretto dibattito pubblico ci possa portare sostanzialmente verso una visione diversa, che deve portare l'Italia a avere un atteggiamento di maggiore apertura, di maggiore maggiore attenzione alla pace, di maggiore attenzione al dialogo. Noi siamo immersi nel Mediterraneo, non possiamo fare la guerra all'infinito nei confronti del mondo islamico, siamo tra est e ovest, non possiamo continuare a guardare la Russia in maniera negativa. Tra l'altro i russi sono uno dei pochi popoli che amano gli italiani, a differenza di molti altri popoli che ci vedono nella maniera più negativa e così via. Quindi dobbiamo recuperare questa cosa, non farci dire dagli altri, non farci dire da poteri esterni o altre realtà quello che deve essere la nostra scelta geopolitica, le nostre scelte strategiche, le nostre scelte di difesa e così via. Anche perché, e concludo, io fino adesso parlo... Tre minuti. Questa è una domanda pure. Anche perché, a disposizione, anche perché, parliamo io fino adesso degli Stati Uniti, ma dovevo dire più pertinente amministrazione Biden. Perché se fosse rimasto Presidente Trump, probabilmente tutto questo non sarebbe successo, e se si voterà e non lo ammazzano prima, l'anno prossimo, io credo che Trump ritorni, credo che poi la guerra finisca, però finirà perché hanno deciso loro, non perché hanno deciso noi, e noi rimaniamo col cigno in mano. E vedere che è arrivato prima un governo Draghi, guidato da un tecnocrate, espressione delle banche d'affari americane, e poi è arrivato un governo invece eletto dal popolo, guidato da una persona che doveva avere una visione diversa, attenta all'interesse nazionale, e non è cambiato nulla. E se voi guardate su queste cose essenziali, il discorso che fanno la Meloni e il discorso che fa la Slani e sono uguali, beh, allora vedete che sostanzialmente prendere, percepire la verità, andare oltre queste cortine fumogene, eccetera, e rendersi conto delle varie realtà è fondamentale anche per trovare una strada di indipendenza e di sovranità per il nostro popolo. Grazie.